Coach Napolitano, ancora una buona prestazione per il Volley Soverato in questo recupero di campionato contro Pinerolo, una sconfitta al tiebreak, però si torna a muovere la classifica e soprattutto una prestazione caparbia, tenace e di carattere della sua squadra. Sicuramente una partita un po' diversa dalle ultime, nel senso che le ultime, per quanto avessimo giocato bene, poi ci perdevamo nei momenti decisivi. Invece in questa partita abbiamo tenuto secondo me bene il campo, siamo calati un po' alla fine del tie break, ma perché secondo me eravamo un po' sulle gambe, loro hanno riposato, noi sabato abbiamo giocato, quindi questo un pochino lo abbiamo avvertito. Complimenti a Pinerolo perché ha fatto comunque una gran partita. È sicuramente un punto da cui ripartire. Non mi è piaciuto il metro arbitrale su questo. Se il metro è quello di concedere tutto, allora quello di Meli non era fallo. Quindi secondo me qualcosa da rivedere c'è. Ogni partita siamo costretti a lavorare con arbitri che usano metri diversi, è chiaro che poi diventa un problema. Quindi detto questo, Pinerolo ha meritato secondo me di vincere, è un buon punto e ripartiamo da questo punto sin dalla partita di domenica. Rispetto alle precedenti prestazioni, questa volta in alcuni frangenti della gara è avvenuto un po' il contrario. La squadra ha saputo recuperare, non ha mai mollato, abbiamo visto anche nel terzo set sotto 21-24, non ha mollato, alla fine ha avuto ragione, ha vinto il parziale. Quindi questa è anche una piccola inversione di tendenza, se così si può dire, rispetto alle precedenti partite, dove invece al photo finish avevate perso i parziali. Sì, però c'è una grande differenza. Che in questo caso, in questa fattispecie qui, il recupero è avvenuto perché abbiamo dato grande pressione al servizio con una buonissima fase di muro difesa. Nelle occasioni precedenti il recupero degli altri avviene per le nostre, diciamo, imprecisioni. Quindi è un, secondo me è una differenza sostanziale. Io, come ho sempre detto, vorrei vedere gli altri che vincono, non noi che facciamo vincere gli altri. È una differenza sottile. Oggi, fondamentalmente, i recuperi li abbiamo meritati, perché abbiamo dato grande pressione al servizio e abbiamo lavorato bene il muro difesa. Ripeto, Pinerolo ha meritato di vincere perché secondo me ha fatto una partita molto solida, molto buona. Noi abbiamo sicuramente fatto una buonissima gara e deve essere un punto di partenza, questo punto conquistato, di ripartenza questo punto conquistato. Con Coach Marchiaro commentiamo questa pesante vittoria del Pinerolo in ottica classifica qui a Soverato al termine di una battaglia sportiva, se così si può dire, 3-2 alla fine, 9-15 il tiebreak, ma 7 combattutissimi, una grande partita, grandi emozioni direi. Sì, è stata una bellissima partita dal punto di vista agonistico. Allora, io, Soverato è una squadra che ha la capacità di mettere in luce i difetti di tutti. Uno perché sbaglia pochissimo e ha un controllo maniacale dell'errore. E devo dire che oggi ne ha fatti venire fuori tanti di difetti della mia squadra. Quindi c'è da una parte essere contentissimo per aver vinto qui, un campo dove io personalmente non avevo mai vinto, quindi per me è una prima volta. Dobbiamo essere contentissimi per i punti, dobbiamo essere contentissimi per la classifica, per tantissime cose, perché accedere ai play-off comunque è un grande obiettivo e ci siamo molto vicini. D'altra parte, è un po' dobbiamo ringraziare Soverato. Spero che le ragazze non siano contente di questa partita, perché comunque sono venute fuori tanti limiti che in ottica playoff, se vuoi giocarli in modo competitivo, così non basta ancora. Quindi ci sono molte cose che dobbiamo ancora sistemare, non c'è tanto tempo. Quindi una bella partita da questo punto di vista che può essere molto costruttiva per noi. Ecco, se magari vorressimo andare a trovare il pelo nell'uovo nella prestazione di Pinerolo, possiamo dire che rimane un po' di rammarico per quel terzo set, avanti 21-24, avete sprecato 3 set point consecutivi, complice anche comunque la forzatura in battuta di Soverato che vi ha messo in difficoltà. Come ti dicevo, questo è un difetto che noi abbiamo, perché comunque tutti i tie break che abbiamo fatto sono dovuti anche a questo tipo di situazioni, e Soverato esaspera queste caratteristiche, proprio perché uno dal servizio raccoglie molto e oggi ci ha fatto soffrire tantissimo, e poi il punto lo devi far tu. Se non vai giù, Soverato regala pochissimo. Oggi forse qualcosina in più del solito ci ha donato, che noi abbiamo dovuto forzare alcune situazioni. Poi insomma, oggi anche è giusto sottolineare anche la prestazione di Shield, che è stata un po' sopra le righe. Lei è sempre ad alto livello, ma oggi
ci ha impressionato. Quindi una bellissima partita, io direi complimenti a tutte le squadre, ci rincontriamo domenica, quindi ci sarà, speriamo di ripetere una prestazione di questo tipo.